Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento di fine settimana del venerdì, il nostro preferito in assoluto perché è weekend e perché ci troviamo tutti qua live appassionatamente a parlare di Bitcoin. Oggi ho lanciato l'hashtag pump in diretta perché vorrei vedere che spinge ancora proprio durante il live e speriamo che non ci faccia un bel dito medio a tutti quanti invece dumpando, perché oggi sembra un po' carico Bitcoin, è lì che sta approcciando un po' i massimi dell'ultimo periodo, quella famigerata fascia che si trova nell'intorno degli 11.000 dollari e tutto quello che ci si trova sopra, quindi tutta un po' quell'area di liquidità in offerta che, se la superiamo, se ce lo concedono le divinità delle cripto, se la superiamo finalmente ritorniamo in un'ottica bullish multi time frame, cosa che mi piacerebbe assai perché mi indurrebbe tra l'altro anche all'apertura di un eventuale setup long. Di tutto questo ne parliamo tra poco, cioè ne parliamo alla fine quando andiamo a vedere il grafico di Bitcoin ed eventualmente di altre cripto, perché adesso come sapete l'inizio è dato da quello che chiedete voi, quindi gli argomenti li decidete voi. Mi raccomando, fate tante domande, usate la chat, vi voglio vedere iper mega gasati, quindi carichiamo Bitcoin, perché ho sentito dire che più siamo gasati e più Bitcoin pompa. Non so se l'avete sentito dire anche voi, ma a me è giunta questa voce, quindi mi raccomando, belli gasati, belli carichi, e mi raccomando, chiedete, fate domande, partecipate, perché io parto da voi, parto da quello che mi chiedete, quindi decidete voi l'argomento del live e poi passiamo a un paio di argomenti del giorno. Il primo è la saga di BitMEX che ormai sta andando avanti da giorni, in realtà sembra da tanto ma è da poco, nelle cripto c'è un po' questa distorsione temporale che, come sapete, se lo sapete, insomma, BitMEX è stata messa sotto accusa, da lì poi si è dimesso Arthur Hayes, insomma ci sono tutte un po' di storie carine che ricapitoleremo, e questo ovviamente per BitMEX ha significato un po' perdere tanto terreno, ok? E vediamo un po' come si comportano i competitor dopo questa botta, insomma, BitMEX, che è una dura botta anche al mercato dei derivati delle cripto, perché dopo l'attacco a BitMEX c'è stato l'attacco da parte della UK, dell'FCA, che ha deciso di bandire i derivati delle cripto ai retail negli UK per l'appunto, e quindi insomma non tira una bellissima aria nel mercato dei derivati. C'è da vedere un po' come si comportano i competitor, se qualcuno decide di mettersi a regola, come si muovono, sono tutte queste cose qua. Poi la notizia che ormai ha già fatto il giro del mondo di Square, ormai Jack, già il nostro amico Jack, per chi bazzica su Twitter, Jack Dorsey, che è il CEO di Twitter, è anche il CEO di Square, che è una società di pagamenti che gestisce pagamenti elettronici, di parte ai massimi per le cripto, e ha investito 50 milioni in Bitcoin. È una cosa che non ci dovrebbe stupire perché insomma è decisamente di parte. Tra l'altro hanno creato anche Cash App, che è un'applicazione che permette di acquistare e vendere Bitcoin in maniera semplicissima, purtroppo non disponibile in Italia, perché è veramente bella come app. Io l'ho vista, ho visto qualche video, è veramente spaziale, bassissime fees, massima comodità, ha tutto quello che serve tranne la disponibilità in Italia. Maledetto Jack, vieni subito qua. E quindi insomma tutti questi discorsi qui, ci sono un po' di notizie bullish che fanno venire voglia un po' di essere gasati nei confronti di Bitcoin. Tuttavia il mercato ci mette un attimino in pausa perché è lì che cozza contro una resistenza, e quindi prima di correre alla cieca dentro posizioni conviene vedere come mannaggia l'approccio a questa resistenza, perché ci troviamo proprio tanto così dall'essere in una situazione bella, ok? Va bene, ne parliamo dopo guardando i grafici, e adesso partiamo con le vostre domande. Mi raccomando, vi voglio belli carichi. Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera, ciao. Ciao Boiardone, ma ciao, ciao Luca, ciao ragazzi, carico come BTC, bello, questo è l'atteggiamento giusto. Ciao Luca, hai provato la piattaforma di Bella Protocol? No, assolutamente no. L'unica cosa che ho fatto con Bella Protocol è farmare il token e dumparlo in continuazione, mi dispiace. Tu l'hai provata, tra l'altro, come ti trovi? Perché
Sapete che a me piace molto la DeFi, cioè quella DeFi che non fa parte della bolla, quindi non gli APY da 2000%, che sapete li disdegno abbastanza, ma quella DeFi che permette di investire il proprio capitale in queste piattaforme, per l'appunto, che sono funzionanti, sono solide, sono sostenibili nel tempo, si basano su un modello appunto che funziona e non sulla semplice FOMO per la DeFi. Ieri vi ho fatto un video, tra l'altro, su ZapperFi, che lo aspettavate da un po', insomma qualcuno ci è rimasto male quando non l'ho fatto lunedì scorso, che ho parlato di un metodo di investimento in Bitcoin dedicato più che altro a chi utilizza Bitcoin per inserirlo in un piano che lo chiamo quasi piano previdenziale, talmente a lungo periodo, però appunto un investimento a lungo termine, e qualcuno mi ha detto: ma come, non dovevi parlare di ZapperFi? Ma non è che ti sei dimenticato? No, non mi ero dimenticato, però i video un po' più pratici ci metto un po' di più a farli, quindi alla fine l'ho pubblicato ieri. In ogni caso continuo ad esplorare il mondo della DeFi. Lo sapete che se avete qualche piattaforma che vorreste vedere analizzata, basta chiederlo. Tu l'hai fatto, se ti interessa, se a qualcun altro magari interessa parlare di Bella Protocol, ditemelo, oppure di altre piattaforme, altre applicazioni. Mi raccomando, io sono molto molto recettivo. Pampiamo in diretta, speriamo, dai. Ciao Luca, ciao amici, oggi pampa tutto, ma speriamo. Ciao Luca, metteresti il 10-15% del tuo patrimonio liquido a rendita su BlockFi Nexo? Varierebbe la tua valutazione a seconda dell'entità del patrimonio? Allora, ti dico, sulla prima domanda 10-15% sì, sono sincero. Ovviamente diversificandolo. Io ho scelto tre piattaforme che sono BlockFi, Nexo e Celsius Network, ma più o meno è quella la percentuale. Adesso non ricordo bene, ho fatto da poco il prospetto, tra l'altro, per il mese di ottobre, che vi condividerò. Se riesco già lunedì vi mostro la mia asset allocation di ottobre, perché qualcosa è cambiato e soprattutto volevo concentrarmi, vista la vostra richiesta, sul come ho ribilanciato il portafoglio da settembre a ottobre, quindi le operazioni concrete di ribilanciamento, perché molti di voi si sono dimostrati interessanti proprio nel calcolo dell'entità di ribilanciamento e nel come farlo in maniera pratica. È semplice, però se vedo che vi interessa qualcosa, io sapete che seguo questa strada. E quindi questo per dire che la risposta è sì sulla percentuale. Varierebbe la tua valutazione a seconda dell'entità del patrimonio? Anche questa risposta è sì. Perché? Perché ovviamente, cioè in realtà non dell'entità del patrimonio, perché magari se uno ha 10 milioni, un milione per lui vale meno di, cioè vale tanto quanto 10.000 euro per chi ne ha 100.000, insomma si parla di percentuale. Però, che dire, più che altro dipende dalla tua propensione al rischio. Ovviamente è più rischioso che tenerli liquidi, è più rischioso che altri strumenti finanziari magari più classici che ti rendono meno, però io lo vedo come delle piattaforme tutto sommato abbastanza a basso rischio. Poi se si diversifica un po' non si incorre in particolari appunto casi estremi. Chiaro che non mi ci esporrei con tutto il capitale che ho, questo è ovvio. Sull'entità in realtà forse ho sbagliato, forse la risposta è no, perché alla fine è soggettiva, no, l'importanza del patrimonio. Ovviamente non è come metterlo in cripto per volatilità, inteso come in un altcoin che è talmente volatile che ti può esplodere o crollare. Non è come metterlo in piattaforme DeFi, che le reputo più rischiose perché rischiano di essere bucate, smart contract imperfetti e tutto quanto. Lì ci sono dietro aziende che comunque garantiscono, hanno un modello di business che si basa sulla loro credibilità, quindi non gli fa bene perderla, anche perché ci sono dietro delle persone che rischiano di essere chiamate in causa, e quindi ecco, il discorso è un po' questo. Le reputo molto più a basso rischio rispetto delle piattaforme DeFi, però chiaramente senza espormi troppo, quindi la percentuale ci sta, è quella lì. Ciao a tutti, chi sono i market maker? I market maker sono coloro che creano il mercato, come dice il nome stesso. Fondamentalmente sono coloro che mettono i limit order sull'order book. Ovviamente se io vado a mettere un limit order sull'order book, sì,
Tecnicamente la definizione sono un market maker, però di solito si intende per market maker chi ha tantissima liquidità sugli order book. Solitamente gli exchange hanno i loro market maker, ci sono delle trading firms, quindi delle aziende che fanno trading di lavoro, che fanno proprio market making, che significa che loro guadagnano dando liquidità agli exchange, solitamente hanno delle fee estremamente agevolate e spesso e volentieri hanno anche i dati sugli ordini degli utenti dell'exchange. Quindi lì si potrebbe andare a dibattere sull'eventuale etica del fare il market maker, e solitamente operano su più exchange per essere coperti. Ovviamente a loro non interessa guadagnare su un movimento di prezzo, ma gli interessa guadagnare o dallo spread magari tra acquisto e vendita, perché loro hanno liquidità ambo i lati ovviamente, oppure da eventuali rebate sulle fees. Ci sono scusate, alcuni exchange che pagano i market maker, quindi hanno fee negative per chi mette i limiti order. Ovviamente il loro modello di business si basa proprio su quello. Spesso e volentieri manipolicchiano anche un po' il mercato i market maker, perché hanno, c'è una simmetria informativa a loro vantaggio, perché hanno a disposizione molti molti dati. Spesso le partnership con gli exchange vogliono dire anche questo, però senza i market maker il mercato non esisterebbe. Ciao Luke, hai visto nella Binance Pool c'è il prodotto doppio risparmio Dual Savings? Hai avuto modo di vederlo? Come funziona? Allora sì, e sono fin tentato di dedicargli un video perché in tanti me l'avete chiesto. E, non so, vi interessa? Vi può interessare? Secondo me sì, perché appunto ho ricevuto un po' di PM su con questa domanda qua. Non ve lo sto a spiegare adesso perché è un pelino complicato, quindi preferisco spiegarlo bene in un video dedicato. È strano perché hai un guadagno che dipende da quanto varrà Bitcoin a una certa data futura, quindi c'è una componente di opzione, diciamo così. Anche il termine strike price che utilizza è preso proprio dal mercato, dal mondo delle opzioni, e a seconda appunto che Bitcoin superi o meno lo strike price, il guadagno viene dato in Bitcoin o in stable. Insomma, andremo a vedere meglio però, perché ne vale la pena. Buonasera a tutti, buona criptosera, prima live per me, grande Luca, tra l'altro sei un mio omonimo e se sei dell'88 hai un anno in più di me, siamo anche quasi coetanei, e benvenuto ai nostri live, spero che ti troverai bene e che tornerai. Buonasera Luca, gasatissimi. Ciao Luca, ciao a tutti, buon venerdì. Secondo te gli NFT che vengono creati adesso dalle nuove piattaforme tipo meme aumenteranno di valore in futuro come è accaduto per i primi NFT del 2017-18 che adesso vengono venduti per migliaia di dollari, o siamo già all'apice come prezzi? È una domanda veramente da 10 Bitcoin questa. Non ti so rispondere, non ti so veramente rispondere, perché è un mercato imprevedibile, cioè dipende da troppe cose che è totalmente davvero imprevedibile, ripeto. Per quale motivo? Ma perché innanzitutto al momento c'è una FOMO che è difficile quantificare sul mondo degli NFT, è diventata una parola chiave che si trova un po' dappertutto, no? Il discorso del collezionismo, il discorso della carta collezionabile digitalizzata, dell'appunto NFT che ci sta dietro, un po' anche con la FOMO, c'è la FOMO delle carte dei Pokémon adesso, prima o poi le vedremo tokenizzate anche loro. Insomma, tutto questo discorso rende veramente difficile capire a che punto ci troviamo, cioè se siamo all'apice della bolla oppure no. Secondo me no, io credo che rispetto alla DeFi siamo ancora un po' indietro, cioè se la DeFi ha avuto il suo picco ed è già in fase di discesa, l'NFT, il mondo degli NFT secondo me deve ancora iniziare a galoppare, perché è veramente una nicchia talmente piccola che non lo so, mi viene difficile pensare di parlare già di bolla. In futuro c'è da capire in che direzione andremo, perché adesso siamo in una fase dove l'NFT si cerca di applicarlo un po' a tappeto dappertutto, no? Si fanno, cioè, NFT per quale motivo deve esistere? Per un discorso di autenticità, collezionismo, tracciabilità, sì, ma ci deve essere dietro un qualcosa. Quindi anche il mercato della criptoarte deve avere dietro degli artisti che siano effettivamente riconosciuti, che abbiano una community che non sia pura hype, pura FOMO, perché altrimenti ci sono gli influencer su Twitter che fanno i loro NFT, li mettono in giro e hanno il boom di prezzo anche quelli, cioè quello è veramente nonsense, completamente puro.
futuro. E invece l'NFT secondo me si applicherà bene al mondo del gaming ed è una cosa che secondo me deve ancora ingranare come si deve. Ci sono progetti interessanti come vi avevo mostrato Crypto Voxels, vi avevo mostrato The Sandbox, che vi avevo portato anche un cofondatore di The Sandbox che ha dato un po' la sua visione del futuro di questo settore. Ed è veramente veramente interessante secondo me. Io mi sto concentrando proprio sul seguire, studiare proprio questi il mondo degli NFT legato al gaming e legato anche allo sport e al fantasport, ecco, perché ad esempio anche nel mondo del calcio ho visto che molte applicazioni che integrano il mondo NFT magari mettono insieme il lato collezionabile, quindi può essere un bene anche fisico, che ne so, la maglietta di un calciatore, qualcosa di concreto. Sull'NBA vi ricordate c'erano tipo dei mini video tokenizzati, NBA licenziato NBA tra l'altro, mini video tokenizzati di alcune azioni particolarmente fighe del mondo NBA, dei player più forti, e ognuno poteva fare il suo showcase e metterle in mostra, fare la propria mostra virtuale, e poi c'erano delle piccole gare, insomma una sorta di Fanta NBA, come c'è anche il Fanta Calcio con gli NFT che ti fai la tua squadra, vengono calcolati i punti. È tutto un mondo molto particolare che secondo me qua c'è spazio di crescere, ovviamente una volta che si screma la fuffa, perché a quella fase lì è indispensabile, però io credo che il mondo del gaming e l'NFT, ecco, andranno a braccetto. Giochi di carte collezionabili tipo Magic, una sorta di Magic tokenizzato, ce lo vedo abbastanza bene, dove puoi crearti il tuo mazzo e andare a sfidare avversari, a giocare. Sono tutti mondi da seguire ed esplorare con interesse. Riguardo i prezzi, guarda, ti dico, è veramente una giungla, è totalmente a caso il pricing di questi NFT, quindi si può acquistarne qualcuno per gioco, ma è veramente un gioco, una scommessa. Io al momento non lo considererei minimamente un investimento. Ciao caro Luca, sempre gagliardo, puoi spiegarci cos'è il dual savings? Ah, ma fate apposta, vi mettete d'accordo, dai, va bene, ci faccio il video, mi sa. Ciao grandissimo, buonasera a tutti, è Castagna, il nostro vincitore della prima stagione del concorso delle shitcoin, tra l'altro sul pezzo perché tra poco parte la seconda stagione, e quasi quasi aumentiamo anche il premio visto che sono gasato. Ciao Luca, ma che ne è dei vecchi VTC, ICX, Walton Chain, Icon, One Chain, che ci hanno fatto perdere un sacco di soldi? Ho visto che nei vecchi video li seguivi anche tu, guarda, non mi parlare di Walton Chain, perché se qua c'è Magic Neil che mi sta guardando sicuramente se la sta ridendo. Insomma, Walton Chain è stata una delle legnate in testa più forti che ho preso, una delle mie bags, ho fatto anch'io il bag holder in passato, ho preso un sacco di lezioni sulle altcoins, ovvero di smettere di investire in altcoins, e Walton Chain assieme a NIO sono stati alcuni miei errori, quindi che dire, sono abbastanza morte e sepolte secondo me. Icon forse no, però le altre mi sa che sono abbastanza morte e sepolte, erano una roba un po' fine a se stessa. Ultima domanda sugli NFT. Sono potenzialmente applicabili all'editoria o comunque in generale al content? Guarda, è una cosa curiosa. Tu alla fine l'NFT puoi applicarlo laddove vuoi, andare a creare un token unico, ok? Per rappresentare qualcosa. Quindi ti potrei dire, non lo so, perché cioè in che contesto poi legato all'editoria tu vorresti cioè creare un token che tokenizza un articolo, un libro, un contenuto scritto, un'opera? Perché alla fine l'NFT vuole trasmettere un po' un concetto di unicità, cioè sì, tu puoi tokenizzare qualcosa solo per dire te ne do il possesso, però non so se l'NFT è quello che si applica meglio al fine di rappresentare una cosa di questo tipo. Ecco, forse conviene l'ERC 1122, no, cos'era? Me lo dimentico sempre, ma me l'ero segnato, perché c'è l'ERC 721 che è l'NFT, 1155, ecco, che è quello che in realtà più token con lo stesso smart contract, quindi non c'è l'unicità, ma magari c'è la tiratura limitata, quindi per un libro, ad esempio, che ne fa
fai uscire, che ne so, 10.000 copie e vuoi dare al possessore del libro il token per qualche motivo che ne trasmetta il possesso, ho la possibilità di ottenere il libro avendo il token, ci sta magari di più un token di questo tipo, altrimenti per ogni token ci vuole uno smart contract e rischia di diventare non molto comodo. Partiamo subito con una domanda. Ce n'era un'altra che ho saltato. Luca, hai ricevuto notizie sul completamento del crowdfunding di The Rock Trading? Io non ho ancora ricevuto alcuna mail, anche se so che la campagna è finita alla grande. Sì, la campagna è finita alla grande perché sono andati in overfunding, hanno raccolto il 200% del capitale previsto e ti dovrebbe, non so, ti è già arrivato lo sconto, che sai che c'era da mettere il Rock ID nel momento in cui hai partecipato, dovrebbe arrivare lo sconto 50% sulle fees sull'exchange, te lo vedi proprio valorizzato, cioè c'è la parte con le fees barrata e c'è il tuo sconto, quindi dovrebbe essere dimezzato e poi in realtà questa è l'unica cosa pseudo immediata, il resto sono progetti, il club dedicato agli investitori e tutto quanto, sono progetti dedicati all'anno 2021, quindi se ne parlerà nei prossimi mesi. Mi pare che la scontistica sia già stata applicata, invece non so se stanno andando a scaglioni, magari sì, però è una cosa che stanno facendo nell'immediato, anche perché adesso è nella fase di chiusura, quindi di distribuzione effettiva dell'azionariato che è stato dato a chi ha partecipato al crowdfunding, quindi una volta terminato questo si passerà poi ai benefit effettivi, bisogna prima notarizzare il tutto, purtroppo c'è un po' di burocrazia far certe cose qua in Italia, ma mi piace molto, tra l'altro magari faremo un aggiornamento anche con i ragazzi di The Rock Trading, perché io ogni tanto ci chiacchiero così e mi sta raccontando delle robe fighissime che hanno in mente di fare, di progetti appunto per l'anno nuovo, quindi adesso romperò un po' le scatole ad Andrea, magari ve lo riporto. Partiamo subito con una domanda. È da un po' che non entravo su Binance e oggi non riuscivo più a trovare lo staking flessibile. Dove posso trovare le coin messe in staking? Sì, effettivamente ha cambiato faccia Binance, perché, cioè non Binance in generale, ma la parte dedicata alle rendite, quindi si chiama adesso Binance Earn. Lo staking flessibile secondo me è stato tolto, se non erro. Fammi vedere. Allora, c'è cioè locked staking, che ci sono questi qua vincolati, quello flessibile secondo me non è più qua sotto, ma semplicemente, cioè non è nemmeno listato, se non erro, anche perché era una cosa che ti bastava averlo sul wallet per lo staking e ti venivano distribuiti, ok? Quindi, se non ricordo male, è proprio stato cancellato per evitare confusione, cioè che qualcuno pensasse di dover partecipare, cliccare qualcosa, vincolare cose sotto qua, basta averli insomma nel wallet e lo staking flessibile si applica automaticamente, nel senso che ogni mese ti vengono accreditate le ricompense di staking, come se tu lo stessi facendo, delle coin che hai nei vari wallet appunto di Binance. A proposito di Binance, già che ne parliamo, visto che avevo qua sotto questo grafico, che adesso mi sono ricordato il perché, in realtà era per parlare della saga di BitMEX, no? Che sapete che c'è stata una migrazione dei volumi dopo che BitMEX è stato appunto accusato di non applicare le giuste regole per l'antiriciclaggio, di operare in maniera abusiva negli Stati Uniti, e quindi insomma la CFTC gli ha un po' rotto le scatole mettendo sotto accusa tra l'altro il co-founder in stato d'arresto e l'intera piattaforma è sotto accusa. Sotto indagine. Il co-founder è stato rilasciato dopo aver pagato mi pare 5 milioni di cauzione, e però ovviamente il processo è ancora in atto, quindi è stato rilasciato per ora, se poi verrà dichiarato colpevole lui ha detto io sarò ovviamente a disposizione della legge, nel senso non è che ha pagato la cauzione adesso se ne lava le mani tutti assolti, ma il processo ci sarà. Inoltre Chainalysis, che è l'azienda che si occupa di Chainalysis per l'appunto, ovvero è partner delle principali
principali istituzioni governative, nonché istituzioni finanziarie, tra cui gli exchange quali Coinbase e altri, ha marchiato, attenzione, BitMEX come high risk, quindi tutte le transazioni in ingresso e in uscita che passano per dei wallet di BitMEX sono in qualche modo evidenziate, ok? Questo non vuol dire che se prelevate da BitMEX domani vi bussa la finanza o vi mettono in galera o cose di questo tipo, ma ecco, magari qualche exchange vi chiede: ma come mai, ma verificati, sa, dimmi chi sei, dimmi cosa fai, insomma è come se fosse una transazione high risk, come era successo un po' di tempo fa per chi utilizzava il wallet Wasabi, che è un wallet che fornisce un po' di privacy, e alcuni e le transazioni in uscita da lì vengono flaggate anche quelle come high risk. Ecco, adesso anche BitMEX ha un po' questa nomea, e nonostante appunto non ci sia da allarmarsi, perché non è che adesso se usate BitMEX siete dei criminali, ma questo allontana ovviamente le istituzioni da BitMEX, perché chiaramente se io sono un fondo di investimento, se io sono un'azienda che appunto opera, investe utilizzando anche i derivati e vuole una clientela di tipo istituzionale, non è che può utilizzare un exchange sotto accusa che è stato flaggato come ad alto rischio, questo è ovvio. E questo ha comportato, se guardate a questo grafico in particolare, ha portato un flusso di capitali in uscita. Beh, l'open interest su BitMEX è droppato tantissimo, adesso qui c'è 3 giorni, dovrei loggarmi, vabbè, però è calato tantissimo, è calato del 30-40%, adesso stiamo parlando di 440 milioni, prima era più di quasi 700, e è uscito. E dove è andato a finire? Principalmente su Binance Futures. Se guardate il volume di BTC Futures nelle ultime 24 ore, 2,02 miliardi su Binance Futures, che ormai ha spopolato, ha sbriciolato la concorrenza, perché ha sovrastato anche OKX, che è sempre stato storicamente l'exchange con i massimi volumi sui futures di Bitcoin, e purtroppo non è ancora disponibile in Italia, vi ricordate, avevamo fatto anche la recensione, c'è la piattaforma spot ma non i derivati, Huobi, che invece è un mercato più asiatico, Bitflyer, che a proposito di Bitflyer è un exchange giapponese che l'ho approfondito per curiosità. Sapete che adesso vi sto cercando, cioè sto cercando per ricerca personale, per condivisione, le piattaforme un po' più regolamentate, diciamo quelle meno esotiche, come poteva essere BitMEX, che senza KYC, senza regole così anarchiche, che prima o poi insomma non penso finiranno troppo bene. E mi sono imbattuto in Bitflyer perché di suo è un exchange giapponese, nato in Giappone, ha fatto la fortuna lì, è il numero uno appunto del Giappone, però recentemente ha lanciato Bitflyer Europe, quindi la sede europea, la controparte europea. È un exchange che permette per adesso di fare trading su Bitcoin e poche altre altcoin, ma in sostanza ci sono due versioni del trading: il trading semplice tra virgolette, che sembra un po' un eToro e ha uno spread mostruoso, quindi sconsigliabile, mentre la versione pro, ecco, immaginatevi Coinbase e Coinbase Pro, ok? Bitflyer in versione pro ha uno spread pressoché nullo, quindi fantastico, delle fees ipercompetitive 0,2%, quindi all'altezza dei migliori concorrenti, la possibilità di operare in euro, quindi in valuta fiat, ha in programma di introdurre i futures, e la figata, che uno dice ma a che cosa cavolo serve? A niente. Però invece, se ci pensate, no, la figata è che me porta anche in Europa il mercato Bitcoin Yen, quindi si può operare sul mercato Bitcoin Yen dall'Europa in maniera, cioè, regolamentata, perché ha una licenza in Europa di operare. E questo insomma per chi magari non si vuole esporre all'euro per motivi propri, oppure vuole uscire non in euro ma in yen, ecco, è possibile, è una figata, è bello, a me è piaciuta come cosa, e quindi penso che magari ve lo presenterò, perché tra le varie piattaforme è interessante. Beh, tutto questo invece, la mia volontà di adesso era shillarvi Binance Futures, perché sapete che ha delle fees molto basse, molto convenienti, 0,04% sia taker che maker, riducibili del 10% holdando i BNB, e riducibili di un altro 10%, indovinate con che cosa? Ta-da-da, Shield Zone, col mio referral link che vi lascio, vi shillo ogni tanto nella chat, e per chi ci guarda sul tubo lo trovate in descrizione.
situazione. Scherzi a parte, lo sapete che vi scillo solo i referral link di piattaforme su cui metterei la mano sul fuoco attualmente, che poi in futuro non si sa, vi scillavo anche BitMEX al tempo, ma io l'ho usato, cioè sapeste quanto ci ho fatto girare su BitMEX, ma cioè al momento, al tempo era il numero uno indiscusso, poi insomma ha fatto le cose fatte male e poi c'ha da perderci soltanto lui. In ogni caso adesso io opero pressoché esclusivamente su Binance Futures, un po' anche su Bybit perché mi sono sempre trovato bene, però principalmente su Binance Futures. Beh, niente, questo per dirvi un po' come si sviluppa la saga di BitMEX, che se non si sbroglia un po' da questa matassa non lo vedo benissimo, ecco, potrebbe veramente essere costretto a finire male. Da leader, perché era il numero uno per volumi, per open interest e tutto, finire così è veramente un peccato per un'azienda del genere che comunque è sempre stata molto molto sul pezzo. Arrivato al quinto mese di fila di abbonamento, 5 mesi di contenuti di qualità, Adriano, che dire, sei un grande, io ti ringrazio di cuore davvero, e con te ringrazio anche tutti coloro che hanno deciso di abbonarsi con Twitch Prime e in maniera gratuita. Se avete Amazon Prime, con Twitch Prime potete fare l'abbonamento al mio canale in maniera gratuita e mi sostenete con una piccola donazione. Lo dovete fare ogni mese se avete Twitch Prime, perché non si autorinnova, e io vi ringrazio, ma ringrazio anche di cuore, scherzi a parte, parlo sempre di scilzone tutto ridendo, ma grazie davvero tanto anche a chi utilizzi i miei referral link, perché anche quello è un modo a costo zero e spesso conveniente, perché cerco di condividere assieme ai miei referral link degli sconti, delle promo, e però è un modo per sostenere il mio lavoro e vi ringrazio davvero tanto. Continuiamo. Ciao ragazzi, ciao Simone, ben ritrovato. Ciao Luca, puoi spiegarmi perché va ribilanciato il portafoglio? Se una quota sale non si rischia... ecco, ok, bella domanda, bravo, mi sei piaciuto. Allora, in realtà non è che va ribilanciato, non è un obbligo imposto, è una strategia, nel senso dipende da cosa vuoi fare. Dipende se tu vuoi un portafoglio che vada in maniera esponenziale, tra virgolette, e quindi ti assumi un rischio maggiore, perché se tu supponiamo sempre il nostro caso 90-10, quello del video, no, che avevo fatto recentemente, se quel 10% esplode diventa magari il 20%, ok? Però allora tu dici, ma io volevo investire, cioè volevo lasciar correre così tanto il profitto ed eventualmente espormi anche al 20% in Bitcoin, rischiando poi che questo 20% si riduca, perché così com'è salito può scendere, Bitcoin è volatile, lo sapete, oppure no? Ed è da lì che deriva la scelta sul ribilanciare o meno. Se tu cerchi in rete, tra l'altro, ti consiglio ci sono dei video che parlano di ribilanciamento di portafoglio, e solitamente viene posto il classico esempio, che è abbastanza classico, un esempio di un portafoglio esposto tra stocks e bonds, ok? Che è un portafoglio abbastanza tipico per l'investitore medio in mercati tradizionali. Quindi di solito c'è 60-40, ok? Tra stocks e bonds, e fanno il paragone di vedere come in caso magari di salita e discesa si comportano i due portafogli, quindi se ribilanci, se non ribilanci, e alla fine salta fuori che se ribilanci, in sostanza tu hai un equity line, che è l'andamento del tuo capitale nel tempo, più regolare. Perché? Perché se sale e scende e tu non hai ribilanciato, tu ritorni al punto di partenza. Cioè esempio, hai 90-10, Bitcoin fa più 30% e poi meno 30%, che capita spesso, tu ritorni esattamente al punto di partenza. Al contrario, se tu ribilanci, magari dopo che ha fatto il più 30%, se fa meno 30%, tu perdi molto meno, perché sei meno esposto a Bitcoin, sei esposto secondo il tuo piano iniziale. Quindi io la vedo in questo modo. Allora, se uno vede Bitcoin come una fetta del proprio portafoglio, del proprio capitale, ovvero io voglio il 10% del mio capitale in Bitcoin come hedge, come parte di rischio del mio portafoglio, parte più volatile, parte high risk, high reward, allora secondo me vale la pena forse di più ribilanciare, perché si ha sempre quella percentuale lì. Se invece uno la vede un po' più come, non lo so, una scommessina a lungo termine, quindi è più esposto
esposto a perdite ma vuole essere anche più esposto a eventuali guadagni, allora lascia correre eventuali profitti. Però attenzione, faccio una controdomanda: e se dovesse calare, quindi se da 10% diventasse 6, tu lo lasceresti 6 o lo riporteresti a 10? E anche lì c'è da pensarci, perché anche lì ci sono un po' le stesse logiche di fondo. Io ripeto, il bilanciamento dà un equity line più regolare anche a fronte magari di movimenti volatili più più spezzati, più irregolari, mentre al contrario ovviamente un non ribilanciamento dà il massimo di sé quando l'asset continua a crescere, che è il sogno di tutti noi. Ciao Luca, conosci Nominex? Ci dici le tue impressioni? Non lo conosco, approfondirò. Oggi anche l'oro fa più 1,5. L'oro sta andando abbastanza bene. Aspetta che ci butto un occhietto sul grafico, perché l'oro sta andando abbastanza bene. Sì, anche lui ha fatto questo doppio, insomma, un higher low qua sotto, e adesso se va a recuperare questa zona diventa di nuovo interessante un eventuale setup long anche più speculativo. Poi l'oro è un altro di quegli asset che secondo me in un portafoglio di investimento, non dico che è d'obbligo, ma quasi, insomma, l'oro è la parte scudo dall'inflazione, ha un significato che secondo me ci sta, apprezza le crisi, bilancia bene altre perdite a volte. Quando l'azionario va un po' in difetto, l'oro solitamente tiene botta, quindi è un asset che ha il suo perché. Scusate, chiudo questa finestra perché Skew mi frigge veramente la CPU. Allora, dove siamo? Domani dampiamo Alfa. Sì, Alfa dampato al giorno 1, assolutamente. Quando smetti definitivamente di lavorare, puoi dare un occhio a PaiDAO e dirmi cosa ne pensi? Grazie. In pratica sono ETF gestiti da una DAO, ma dai. Non so però se sono effettivamente utili per diversificare, anzi forse al momento no. Ma ETF sulle cripto, immagino, su token ERC20? Non saprei proprio, però ma incuriosito, ci andiamo a vedere. Dai, pump in diretta, ma come si sta comportando qua Bitcoin? È sempre lì che zucca, sta zuccando contro la resistenza. Vabbè, tra poco arriviamo ai grafici. Dove eravamo arrivati qua? Ciao caro, cosa ne pensi di Encore? Non lo so, caspita, oggi mi state dando lì delle perle che non conosco. Continuerà sto pump? Speriamo, perché se supera quest'area, ragazzi, io godo veramente un sacco. A che ora viene listato Alfa? Mi avanzi una ricerca. Dunque, se ci avevo guardato prima, guarda, te lo dico, te l'avanzo io la ricerca. Aspetta, dov'era? Visit Launch Pool, che c'era anche sia la lotteria che la non lotteria. Adesso te lo trovo. Mannaggia te. Detailed rules, will list Alpha in the innovation zone 10:10 alle 5 a.m. UTC, quindi noi siamo UTC più 1, e quindi alle 6 del mattino di domani, sul pezzo. Svegliatevi alle 6 per dampare Alfa. Sabato mattina svegliarsi alle 6, dampare Alfa, mettere la sveglia. No, scherzo, io mi sveglierò con calma e damperò Alfa. Molto bene con Bella. Ci sono dei vantaggi per essere tra i primi. La prossima è Cream. Cream mi piace, l'ho usata un paio di volte per giochicchiare. Ti dico la verità, non ci lascerei del capitale perché un po' mi spaventa, però ci ho giochicchiato per fare farming. Domanda filosofica, mi piacciono. Per ora UTC più 2, ma non è più con l'ora legale solare, scusa, Italy UTC, facciamo Rome, mi pareva che fosse UTC più 1 adesso. No, UTC più 2, niente, ho detto una cavolata gigantesca. Mi pareva che con l'ora solare e legale cambiassero. Però vabbè, niente, ho detto la mia cagata. Non lo so, ci guardavo stamattina e mi pareva... Vabbè, niente, fate finta che non abbia detto niente. Sì, UTC più 2, UTC più 2, benissimo, ho fatto la mia figura di cacca, bene, bello, grazie. E basta, andiamo avanti con le domande. Domanda filosofica, pensi che in futuro la società potrebbe accettare, in caso succedesse, un trasferimento di ricchezza ai detentori di BTC?
Cioè, immaginiamoci una lenta ma costante crescita di BTC nel tempo. La gente che ha investito oggi diventerebbe agiata solo avendo sposato la filosofia di BTC. Guarda, è una bella domanda. È vero, e secondo me se lo merita, cioè si merita chi ha creduto in un qualcosa in anticipo di arricchirsi, perché comunque è sempre stato così storicamente, anche con gli investimenti, con le azioni, con la borsa e tutto quanto. Purtroppo ti dico la mia visione un po' cinica forse, che non credo che ci sarà un grosso trasferimento di ricchezza, perché chi si è già arricchito in passato, istituzioni finanziarie simili, io credo che ha già le mani in pasta in Bitcoin oppure ce le metterà. Quindi io credo che non è che si sveglieranno tardi e diranno oh no, siamo fregati. Credo che insomma dovremo sempre un po' stare al gioco. Poi magari ci sarà un parziale trasferimento di ricchezza, però secondo me non così disruptive. Ecco, mi spiace dire questo, però il mio timore è un po' che adesso chi ha potere, chi ha soldi, si stia già muovendo o l'abbia già fatto per mettere le mani su nel mondo Bitcoin e nel mondo cripto, perché è evidente ormai che stiamo andando in questa direzione nel futuro, quindi le banche o ci entrano o rimangono indietro e non è benissimo per loro. Quindi questo penso un po'. Ciao Luca, questa è la mia prima live. Ciao Batcode e benvenuto tra noi, spero che ti troverai bene e che ti rivedremo. Ciao Luca, dei progetti DeFi iperspeculativi, perché sono all'inizio e che sto seguendo. MantraDAO, tra l'altro ne ho visto parlare maluccio su Twitter, non so perché, ma ho visto che dovrebbe esserci dentro qualche persona un po' sospetta, non lo so, non voglio dire cavolate. E Rio DeFi, non conosco, sono piattaforme DeFi su Polkadot, sarebbe stato bello se le analizzassi più avanti. Guarda, potrebbe essere una bella idea, chissà, ma perché no? Questo pump è dovuto al tweet di Trump. Cosa ha twittato Trump? Magari ha pompato l'oro, è più probabile. Ciao Luca, ho fatto le corse per tornare a casa e vedere la live. Grande, ti amo, giustissimo così. E siamo a 3 di fila, mi sembra di aver cominciato a seguire le live l'altro ieri, grazie, un altro abbonato, sei fantastico, 3 mesi a fila. E oggi tra l'altro ho iniziato una serie di sondaggi su Telegram, no Trump, no pump, pump and Trump, e dei sondaggi su Telegram per chiedervi un po' l'opinione sulle live, no? Se è troppo lunga, troppo corta, perché sto facendo un po' di ristrutturazione, c'è un progetto di ristrutturazione dei miei live, per renderli un po' più godibili a tutti, quindi magari andarli a diminuire di durata, fare un appuntamento in più, cambiare le tematiche, cambiare il format. Quindi vi bombarderò un po' di domande nei prossimi giorni, ve ne farò una al giorno per non esagerare, su Telegram. Quindi vi prego di rispondere sinceramente alle domande con quello che pensate, così io mi faccio un'idea e vedo di ristrutturare un po' questi appuntamenti live, che è la cosa, ve lo dico già, su cui vorrei puntare di più, perché è la cosa che a me piace di più in assoluto. Ci vorrei puntare tanto, investire tanto tempo e risorse, e vorrei farli in modo che piacciano a voi. Quindi davvero, siate sinceri, datemi qualsiasi tipo di feedback, perché io sono qua che vi ascolto, mi raccomando. Ciao Luca, da neofita ho aperto un account su Kraken, ottima scelta, non ho ancora depositato nulla, cosa pensi di questo exchange? È un ottimo exchange, quindi ti dico vai pure tranquillo. Tra l'altro, ora che ci penso, non ci ho mai fatto un video su Kraken e sarà anche ora di farlo. È uno dei migliori, che dire, è da 10 come exchange, quindi hai scelto bene. Kraken ha migliorato in liquidità nell'ultimo anno. Ecco, esatto, bravo. Era l'unico suo problema, forse era un po' lo spread, la bassa liquidità, però nei mercati in euro è un po' un problema abbastanza diffuso, secondo me. Qualche opinione su E-Radix? Cos'è? Non conosco. È tra quelli spot, è importante storico come Coinbase e Bitstamp, esatto, sono gli altri più conosciuti. Farai ancora video didattici di trading consapevole? Assolutamente sì, vorrei fare una terza stagione addirittura. Tempo al tempo. BitMEX ha fee negative per qualunque ordine limite, esatto. BitMEX era uno di quelli che implementava il modello di rebate per appunto chi fa market maker. Ahimè, adesso BitMEX ha problemi diversi a cui pensare, ma è vero, era così.
Dunque, dove siamo finiti? Qua. Kraken per spot a buone fees, una buona attenzione alla sicurezza. Supporta anche il login con la YubiKey. Esatto, l'hardware, l'autenticazione a due fattori hardware. Ciao Luca, dampiamo? No, dai, speriamo di no. Ciao Luca, a questo punto è meglio entrare in DeFi da Zapper o Token Set è diverso, sono due cose diverse, attenzione, perché Zapper ti permette di entrare direttamente nelle piattaforme DeFi, mentre Token Set ti fa utilizzare Token Set come proxy, come fosse un proxy, ok? Quindi tu entri in Token Set e Token Set poi ti gestisce il capitale, ma Zapper non ti gestisce il capitale, attenzione, Zapper è solo un collettore di smart contracts, quindi tu interagisci di fatto con gli smart contracts alla fine, mentre in Token Set tu la liquidità ce l'hai negli smart contracts di Token Set fondamentalmente. Token Set, adesso ci dedicherò un video perché comunque per chi ha poco capitale conviene al momento per fare yield farming, perché comunque stanno spingendo in quella direzione lì con la versione 2 di Token Set, che tra l'altro a breve diventerà disponibile anche per noi trader finalmente, quindi potrò fare rilanciare insomma le strategie che avevo in mente di lanciare sulla versione 1, che poi le gas fees me le hanno disintegrate sulla versione 2, e però appunto ci sono tutti questi, cioè, c'è anche la possibilità di fare yield farming, quindi sostanzialmente di andare a interagire con le piattaforme tramite Token Set, lasciare a loro l'onere, tu entri solo in Token Set e le fees costano veramente veramente poco, quindi per chi ha poco, perché ovviamente se no, se uno ha 1000 euro non ha senso spenderne 100 in gas fees perché già perdi il 10%, e per arrivare a break even, se hai un APY del 30%, già ci metti un terzo di anno, anzi di più, quindi 4 mesi e oltre, non ne vale la pena, ok? E quindi Token Set potrebbe essere un'ottima alternativa, ma ne parleremo in un video dedicato. Buonasera ragazzi, scusate il ritardo, ma figurati Mike, tu puoi arrivare quando vuoi anche nell'ultimo secondo, poi ti rispari la differita sul tubo. Vendere un NFT anzi su Rari o OpenSea? Non ho capito, ma OpenSea oserei dire è il marketplace principale. Finalmente sono riuscito a connettermi, hai avuto difficoltà? Mi spiace. Buonasera, pump in diretta mi piace, io speravo che portasse bene ma alla fine non ce la facciamo mai a beccarlo il pump in diretta. Per entrare nel mondo NFT cosa comprare? Ma guarda, dipende, ti dico, è un mondo iper speculativo, quindi sappi che ti stai esponendo a rischi veramente veramente alti al momento, che è una cosa abbastanza in hype, piena di hype. Si può o direttamente investire in NFT, quindi bisogna però essere dentro al mondo, quindi se si vuole investire in cripto arte ad esempio, conoscere il movimento, mai entrare in un mercato che non si conosce, questo è fondamentale, altrimenti io ho comprato 4 domini.crypto, ecco, lo squatting dei domini.crypto potrebbe essere una cosa interessante, curiosa, speculativa anche quella, però curiosa. Altrimenti qualcuno ha menzionato Meme, in sostanza Meme lo si mette in staking, ti dà i pineapples, si chiamano, che sono i, vuol dire ananas, e con 5 pineapples tu puoi fare il redeem di un NFT di alcune serie insomma che escono di volta in volta, è un modo carino per giocare anche lì con gli NFT, però non costa pochissimo Meme, mi pare, per stakearli non costa veramente poco. Luca, hai partecipato alla lottery di Alpha Coin? Io ho vinto un ticket e mi hanno droppato 10k Alpha per 7 BNB. Credi che domani mattina debba dumparli subito? No, non lo so. Io ti dico, solitamente l'offerta sovrasta la domanda nei primi giorni, quindi è più probabile un dump, però non c'è nulla di certo e quindi non lo so, non ti so rispondere. Io quello che farò è dumpare quelli che ho farmato, perché io non ho partecipato alla lottery. Dipende, cioè se tu lo vuoi holdare, attenzione, perché se ad esempio io ho partecipato alla lottery di Band Protocol e l'ho vinta pesante, li ho dumpati il giorno 1 e mi sono negato un guadagno insane se avessi venduto al top, ragazzi. Cioè si parla veramente di cifre che non voglio nemmeno ricordare, non voglio nemmeno pensarci, quindi sì, cioè nel senso è tutto relativo, cosa vuoi fare, credi nel progetto, lo vuoi holdare, non lo vuoi holdare, è una cosa che dipende un po' da te.
Anche cava, mamma mia, anche cava, avevo fatto la lottery, era andata molto bene, anche lì e l'ho dampata subito. Basta, basta, non mi ci fate pensare perché mi viene veramente, cioè, pensare ai missed gains è la cosa peggiore che si possa fare cioè, ti lascia veramente basta, basta, basta. Allora, ciao Luca, hai cambiato idea su Yodler? Ci investiresti per diversificazione rispetto a Celsius e BlockFi? Ancora no, non mi convince meno. Celsius, BlockFi, Nexo per adesso è la mia triade vincente. E qualcosina anche in DeFi, ho dentro. E ne parliamo a breve, perché se lunedì riesco a farvi il video, vi mostro un po' tutto. Allora, dove siamo? Ciao Luca, sera Luca, anzi, oh, guardati One Chain quando hai tempo, va bene. Sera Luca, cosa pensi succederà a BTC al mercato in generale durante e dopo le elezioni USA? Bella domanda. I mercati chi favoriranno secondo te? Guarda, sarà un bel casino, secondo me, perché io il pensiero che avevo all'inizio era che se perdeva Trump, visto che Trump comunque ha spinto abbastanza i mercati, avremmo visto un po' un inciampo, un po' di sfiducia da parte degli investitori. Però, insomma, adesso inizio ad avere dubbi perché anche se vincesse Trump, secondo me ci sarebbe, non dico delle rivolte, ma ci sarebbe del gran casino in USA. Quindi non lo so, non so veramente che dire, non so veramente che dire. È una situazione molto molto complicata, bisogna seguirla giorno per giorno. È un casino, un bel casino. Grande Luke, gasate sul pezzo come sempre. Bravissimo. Ma qualcuno ha mai ricevuto token da CoinMarketCap Earn? I band, intendi? Io sì, io li ho ricevuti. Io no, io sì, 006 band, io 029 cava. Anche cava ha fatto, me lo son perso. Puoi spiegarci come scambiare i vecchi Elrond con i nuovi Eagled su crypto.com? Grazie mille. Non ho mai avuto Elrond, mi spiace proprio. Però potrei andare a approfondire. Io mai ricevuto nulla, era selezione, ma era fino ad esaurimento scorte, ma non mi pareva ci fossero, cioè, problemi di liquidità. Ciao Luca, su Zapper, per mettere in stake la quota sul liquidity pool, devo ripagare le fees? In che senso? Cioè, non ho capito. Tu, il passaggio che fai è fondi wallet, liquidity pool e ricevi il token UNIV2, quello che è, e poi volendo lo puoi mettere in stake su altre piattaforme se serve. Però, cioè, ovviamente ogni operazione ha una gas fee associata, quindi se la domanda era su questo, sì, la risposta è sì. Ciao e grazie per la dritta che ti ho chiesto su Telegram, ma figurati, guardate, se riesco a rispondere anche in privato su Telegram lo faccio con piacere, faccio fatica, perché ne ricevo tanti di messaggi, però mi fa piacere aiutare, lo sapete, cioè, mi piace questo, mi piace essere a contatto con la community. Buonasera Luke, buonasera anche a te. Ciao, conosci Arbismart? Se sì, cosa ne pensi? Guarda, io non lo userei mai perché non mi piace il suo modello di business che mi sembra molto shady, molto poco trasparente. Si parla di arbitraggio che è una sezione satura del mercato da cui non puoi tirare fuori profitti del genere, quindi non mi piace neanche un po', sono sincero, io non la userei. C'è di molto molto meglio per mettere a rendita le proprie coin. C'è la CeFi, c'è la DeFi, che sono tutte e due 1.000 volte meno rischiose di Arbismart, che mi pare una roba nata per finire da un giorno all'altro, quindi davvero è il mio pensiero. Finalmente una live sulla finanza. Grande Ale, sei nuovo secondo me, perché qua si parla di Bitcoin, di speculazione, di pazzi furiosi nerd. No, scherzi a parte, benvenuto. Si parla anche di finanza, è molto in particolare orientati al mondo cripto, questo nuovo settore finanziario. Wasabi non fornisce un po' di privacy, è proprio un mixer. Sì, lo so, non volevo dirlo in maniera così spudorata. Fa le coin join. Scusate se insisto, ma qualcuno sa qualcosa di X Finance? No, non conosco. Se qualcuno di voi amici conosce qualcosa, ci risponda, così condividiamo. Cosa pensi di Bybit? Guarda, lo uso da secoli ormai, quindi non posso che essere soddisfatto del servizio. Tra l'altro potremmo fare anche un video update perché ci sono dei nuovi strumenti interessanti e potrebbe essere appunto interessante andare a vedere le novità. Ha messo gli stop loss e i take profit fatti molto meglio, l'assicurazione lì che però è una cagata secondo me. Però in generale la piattaforma è molto molto migliorata, veramente è fatta bene Bybit, molto soddisfatto.
Dai, vi shillo sempre anche il ref link. Se non ve l'ho più shillato tanto perché ultimamente sono più spostato su Binance Futures, però se vedete nei link dei miei video trovate anche il link nella descrizione dei miei video trovate anche il link a Bybit. Meglio token set o Zapper per entrare in DeFi con i miei Ether? Era un po' il discorso che abbiamo fatto prima. Metti il link di questo exchange nipponico subito, subitissimo. Allora, era Bitflyer Europe, attenzione, perché se no vi compare quello giapponese. Allora, eccolo qua, ve lo linko subito. Eccoci qua, tac. E poi vabbè, ve lo recensirò, dai, andremo a vederlo un po' meglio per approfondirlo. Ciao Luca, un saluto da Dubai, grande, prima live per me, ti seguo su YouTube per via del fuso orario, grazie per gli ottimi consigli, mi fa veramente piacere e ti ringrazio per le belle parole e goditi Dubai. Ciao Luca, volevo comunicarti solo che su FTX Exchange io ho pagato le fees per la conversione da BTC a WBTC, ma l'hai pagata sotto forma di leggera differenza di prezzo o proprio c'era nelle fees? Perché io l'ultima volta, scusa, vado a controllare al volo, dovrei essere già loggato. Me lo sono dimenticato, tra l'altro, negli exchange consigliati per i derivati. C'è anche FTX, è una bomba di exchange. Me lo dimentico sempre, povero Sam, non mi volere male, Sam. Allora, vediamo un po'. Conversione. Convertire, vediamo. Provo a convertire, ad esempio, in Bitcoin le mie stables. Vediamo max che cosa succede, coppia non supportata, no, ho messo USD, figurati. L'ultima volta non c'è la fee, però secondo me sì, è un po', no, $11,070 mi fa di prezzo di cambio, no, beh, no, non è, cioè è giusto. Aspettate che ve lo condivido anche a voi, perché così. Allora, FTX, sono andato sul mio wallet, ultimamente lo uso un po' poco FTX, perché è bello per quegli strumenti un po' matti. Allora, avevo messo convertire in Bitcoin, guardate, allora in sostanza avevo messo USD, BTC, c'è la funzione converti, max ad esempio, e dunque qua sotto, ecco, vedete, 11.070 di prezzo di conversione e fee 0. 11.070, io vedo che adesso è 11.057 qua su Bitmex, vabbè, andiamo a vedere, non lo so, BTC USD su Bitstamp quant'è? 11.056, sì, è uno 0,00 qualcosa di slippage, di spread, non lo so, non so neanche come chiamarlo, però mi sembra abbastanza fair la conversione. Per BTC, WBTC magari c'è un po' più di slippage, perché WBTC tra l'altro vale anche un po' di più adesso di BTC, perché c'è tanta di quella domanda, è pazzesca la domanda per WBTC. Allora amici miei, adesso andiamo a questo pump del token sell, a cosa può essere dovuto? È quello di Celsius, mannaggia, ho visto, tra l'altro io ne ho venduti un po', lo ammetto, perché io uso Celsius e per un periodo all'inizio avevo messo di ricevere gli interessi in sell, poi non l'ho più fatto perché sapete che non mi volevo esporre, li avevo tenuti lì per gioco ed erano poca roba, qualche, neanche $1,000 credo, e però sono diventati una cifra che è iniziato a essere interessante. Allora ragazzi, ho dumpato, mi spiace, ma è un grafico parecchio esteso e non credo che sia sostenibile a lungo, quindi ammetto questa mia grossa colpa. L'ho swappato su Uniswap e ho dumpato, mi spiace ragazzi, ve lo devo dire così. Ragazzi, andiamo a vedere un po' di grafici, basta chiacchiere, stop alle domande, pausa alle domande, ci rivediamo tra poco. Allora, pump in diretta mi sa che ormai ce lo scordiamo, perché non lo vedremo più a meno che qualche balena, se c'è qualche balena tra voi fate un market buy enorme così sfondiamo sto muro di liquidità muro di liquidità che si trova sopra gli 11.000. allora, siamo qua, questa al momento è la grossa resistenza, questa qua
in realtà, che è il muro appunto di liquidità in offerta. La prima resistenza era, non so neanche cosa dire, 11k e dintorni, questo cluster intermedio, ok? Questo cluster che ha funto da range low durante questa fase, poi è stato rotto in maniera brutale durante il dump 2-3 settembre, brutti giorni quelli, me li ricordo molto bene, molto panico nell'aria, e poi ha fatto da resistenza, ha fatto il suo lavoro in maniera abbastanza pulita e prevedibile, oserei dire. Retest, dump, retest, dump, con questa triangolazione poi, perché nel mentre abbiamo fatto lower highs, higher lows, vi ricordate il discorso che abbiamo fatto anche nell'ultimo live, nulla di nuovo, e abbiamo detto allora il primo segno di un po' di carburazione per Bitcoin è vedere un higher high rispetto al precedente, per uscire un po' da questa congestione triangolare. Un higher high, insomma, mi fa capire che c'è voglia di spingere un po'. E questo l'abbiamo avuto ieri, e l'higher high ha anche innescato un po' di liquidità, perché adesso questo è max, magari possiamo andare a vedere BTC USDT PERP di Binance Futures, che ha più liquidità e più volumi per quello. Adesso dovrò trasferire, che palle, tutto il grafico, tutte le mie linee che avevo fatto qui su BitMEX su Binance Futures, però vedete che è un po' simile la situazione. Abbiamo i volumi sopra la media e abbiamo follow up anche oggi, quindi non c'è differenza rispetto al grafico di Max, quindi dai, torniamo qua, permettetemelo, poi giuro che uno di questi giorni mi metto lì con santa pazienza e trasferisco tutti i livelli di prezzo. Al momento ci troviamo a sfidare innanzitutto la chiusura top scorsa, che si trova qua, si trova a 11.080, ok? Quindi appena sopra il cluster intermedio, che era già stato testato qua con un falso breakout, tra l'altro, e il pool di liquidità in offerta immediatamente sopra, costituito da questa shadow. Questa shadow che si trova tra 11.080 e 11.190 è appunto la zona di resistenza attuale. Perché? Perché qua ci sono stati sellers durante il falso breakout che hanno respinto verso il basso il movimento, e quindi riuscire a sconfiggerli, nel senso che li mandiamo in perdita, ribalta la situazione, sempre se non sono già usciti. Se invece vincono loro, ovvero hanno interesse a difendere e continuano a difendere, lo scenario è di nuovo tendente al ribassista sul breve, perché finché non facciamo il reclaim di questo livello lo scenario non è ancora bullish. Volevo tirare via questi scarabocchi. Quindi, andando a dipingere il quadro finale, abbiamo la possibilità, lo scenario bullish che comprende come prima cosa lo sfondamento di questa parete di liquidità, ok, questo livello che innescherebbe sicuramente degli stop a catena, perché al momento anche qua sopra ci si sarà annidata liquidità, ci sono stop loss, ci sono quelli che sono pronti a entrare long sul breakout, ci sono liquidazioni e tutte cose. E quindi, insomma, l'andare a rompere gli 11.200, arrotondiamo, andrebbe a innescare un po' di turbolenza. Poi c'è da vedere l'esito della turbolenza stessa, ovvero vincerà la domanda o vincerà l'offerta? Come facciamo a capirlo? Allora, in primis dalla chiusura della candela di break, quindi la chiusura della candela che va ad approcciare questa terra proibita sopra allo scorso high, innescando la liquidità e la turbolenza. Se mi va a chiudere lontano dal livello stesso, meglio. Se mi va a chiudere vicino, la situazione è più dubbia, perché io voglio la certezza che il mercato ha accettato il superamento di quel livello. Quindi se c'è ambiguità, se chiudiamo qua, c'è il rischio di falso break. Guardate qui, avevamo un higher high rispetto a qua, il superamento del cluster intermedio, un po' sì di shadow sopra che induce, cioè mostra offerta, e la chiusura qua che era una chiusura ambigua perché è poco sopra gli 11k, e tant'è che poi c'è stato il dump. Quindi con chiusura ambigua conviene attendere qualche conferma in più, con chiusura meno ambigua invece ci sta già magari esporsi, io farei così. E pertanto il primo segno è proprio questo, quindi una chiusura lontana dalla liquidità, benissimo, ci sta già il setup long sul ritracciamento, chiusura
vicina alla liquidità stessa, ambigua, e quindi attendere magari segni di conferma. Quali sono i segni di conferma? Allora, ovviamente il primo segno, supponiamo quindi di chiusura ambigua, non lo so qua, ambigua bella, però almeno sopra la liquidità, un segno potrebbe essere il follow up di offerta del giorno dopo. Ecco, così ci allontaniamo dalla liquidità, accettazione del livello di prezzo ed è un passo avanti. Mentre se abbiamo una cosa ancora più ambigua, si fa un passo indietro e si lascia perdere il setup, o si aspetta che appunto ci distanziamo dalla liquidità stessa. Mentre appunto se abbiamo chiuso lontano, c'è già la possibilità di entry sul retest, e l'area di retest sarebbe data da, per me, dal top, a partire dal top della liquidità fino ad arrivare al bottom del supporto stesso, quindi del cluster intermedio. In sostanza, questa dagli 11.200 ai 10.009 sarebbe la mia entry area. Ok, stop loss. Dove si mette lo stop loss? Allora, lo stop loss dovrebbe dire: io se vedo raggiungere quel livello di prezzo, il mio setup non vale più. Quindi si potrebbero vedere approcci diversi. Il primo è semplicemente dire: bah, ritorno all'interno del range, quindi sì, magari sono stato qui, poi ho ritracciato e poi torno giù. Non mi piace, voglio vedere scattare il mio stop loss. Perché? Questo diventa un falso break, ok? Potreste trovarvi d'accordo con me. Quindi questo è il primo approccio, di dire: se qualche candela giornaliera chiude all'interno del range low, allora è bearish e voglio far saltare lo stop. Altrimenti, se voglio un livello magari esatto, prendo questo low, e se vado a fare un lower low, vabbè, direi che voglio uscire. Quindi ci può stare anche questo ragionamento qui. A che rischi vado incontro in questo caso? Ai rischi di sweep. Però sono i rischi del mestiere, ragazzi, cioè c'è poco da fare. Metterlo stop loss protegge, ma espone ad altri rischi. Nel trading non esiste la mossa giusta perfetta, perché se metti lo stop ti può saltare involontariamente e ti fa girare le palle. Se non metti lo stop ti puoi ritrovare che ti svegli col mercato che ha dumpato e ti girano ancora di più le palle. Quindi cos'è che ti fa girare meno le palle? Accettare uno stop saltato per sbaglio, fa parte del gioco, incameri la loss, la metti dentro al tuo capitale, rifai il tuo money management, eccetera eccetera, vai avanti. Le loss fanno parte del gioco. A volte vinci, a volte perdi. Il trading è fatto di questo. Bisogna considerare le perdite come parte integrante della strategia. Non si può avere un 100% di win rate, ma neanche un 90%, insomma, è veramente impossibile. Quindi, niente, decidere dove mettere lo stop loss. Metterlo qui ad assorbimento è un po' più arbitrario, perché si dice: bah, aspetto di veder chiudere la candela, aspetto magari una conferma, così, però non c'è un livello esatto di prezzo. In questo caso, perché altrimenti qui sì che rischi lo sweep. Se lo metti ad esempio qua sotto questa shadow, c'è un rischio ciclopico di vederti fare così, ma enorme. Qua sotto già un po' meno, perché capite che se arriviamo fin qua, che è il range middle del triangolo, è più difficile vederlo saltare per sbaglio. Quindi un po' il concetto è quello lì. Però di contro abbiamo un risk reward decisamente peggiore, quindi vedete, dove c'è bene c'è anche male. Bisogna scegliere qual è lo scenario più appetibile per noi. Il mio personale sarebbe proprio quello di chiudere qua, ok? Quindi se vedo, per il calcolo del rischio rendimento metterei lo stop loss qua sotto, ok? Però se lo vedessi chiudere per qualche candela giornaliera qui, lo farei. Questo è un po' il mio approccio. Questo è il mio, lo metto per il calcolo del rischio rendimento. Per quale motivo? Perché, e per il calcolo del capitale a rischio R, ovviamente, perché è una sorta di scenario pessimistico. Quando non so esattamente dove mettere lo stop loss, come in questo caso che è discrezionale, uso uno scenario pessimistico. Preferisco fare così, perché è più probabile che vada meglio che vada peggio.
Cioè, l'unico modo che può succedere per andare peggio è che ti dampa così in un giorno, in una volta, però vabbè, a sto punto mi salta questo e basta. Questo è lo stop di emergenza, ecco, per capirci. Va bene, allora, questo è Bitcoin, non c'è molto altro da dire. Ah no, lo scenario bearish, perché abbiamo fatto i permabull qui, abbiamo dato per scontato che chiudiamo qua sopra, ritestiamo e moon. In realtà è bello quello che si sta creando, perché in realtà ora sta assomigliando di più a un triangolo ascendente, ok? Quindi è un bel costrutto, bello da vedere, dai, diciamo che c'è un sottofondo di domanda. Se andiamo a fare un lower low, quindi se adesso andiamo a rifiutare di nuovo questo livello, a fare un falso break, o tutti quei pattern di offerta su resistenza, e andiamo a confermarlo con un lower low, male male, perché andiamo di nuovo a creare un setup potenzialmente short intra range, nel senso che ha come target questo pool di liquidità in domanda che va da 9,8 a 10,150, che è sempre il range low ed è estendibile tranquillamente, anzi facciamolo, visto che sta durando fin troppo, opla, e no, aspettate, salvo, sì, sono un po', ho un po' queste fissazioni, ho un po' di OCD, però voglio un bel grafico pulito, e lo estendiamo perché è sempre il nostro range low, quindi se dovessimo continuare rifiutando la resistenza potremmo atterrare qui, e se andiamo a bucare a ribasso anche questo, ovviamente ci estendiamo, estendiamo la fase ribassista ulteriormente, e sarebbe però da parlarne più avanti, perché adesso siamo lontani da questa possibilità. E fu così che domani dampa in un giorno. No, scherzi a parte, è quello che abbiamo detto anche le ultime volte, cioè la perdita di questo pool andrebbe ad aver come target 9.500, che è questo clusterino intermedio. La perdita dei 9.500 ci riporterebbe in questo vecchio range che va dagli 8.600 ai 9.500, per l'appunto, cioè in realtà ai 10.000, però cioè saremmo sotto i 9.500, quindi quella sarebbe la prima resistenza. E se perdiamo anche gli 8.500, ragazzi, si salvi chi può, perché abbiamo completamente perso ogni breakout dai massimi e l'higher high, quindi c'è l'offerta che è abbastanza violenta, e quindi dovremmo cambiare un po' anche il macro, però non ne voglio ancora parlare, dai. Adesso andiamo a vedere le nostre altcoins principali, quindi le mie posizioni, che sono BNB, ormai sono sempre le solite, non c'è molto di nuovo da dire. BNB che di nuovo si muove dentro al pattern triangolare, ormai l'abbiamo capito che sta consolidando. La prima zona di interesse era questa, che è negli intorno dello 0.0024, cluster intermedio più cluster intermedio, più, cosa c'era qua? Ah, il range high settimanale, che è questa linea gialla, tac, ok? E basta, le due trend line direttrici di questo triangolo che funge da lateralizzazione, quindi vale la stessa logica che valeva per Bitcoin. Il primo higher high o lower low imprime una sorta di bias, in realtà al ribasso già la violazione di quest'area lo imprimerebbe, perché è una zona statica, quindi orizzontale abbastanza importante, e avrebbe come target appunto lo scorso low del triangolo. E altrimenti ci si può giocare una posizione anticipatrice, che è quella che diciamo ormai da giorni, di entrare direttamente su questo su questa area, insomma, che va da, cioè nell'intorno dello 0.0024, dove confluiscono queste tre cose, i due cluster e il supporto vecchio range high settimanale, e mettere lo stop loss eventualmente qua sotto. Ragazzi, io cioè vi dico sempre così in maniera abbastanza trasparente quello che penso, però ricordo che non sono incentivi a investire, ad aprire posizioni, a copiarmi, a fare come me, perché ognuno è responsabile poi per sé, non voglio che poi mi vengano a bussare a dire oh, guarda che tu hai indotto, no, mi raccomando, scarico totale di responsabilità. A me piace essere trasparente e dirvi quello che faccio, come vedo il mercato, come vedo i grafici, davvero come se foste qui di fianco a me mentre io apro le posizioni, però non sia interpretato come un fate quello che faccio io, perché c'è dietro una strategia, c'è dietro un'allocazione di capitale, c'è dietro una mia tolleranza al rischio, sono tutte cose estremamente personali. Scusate se vi annoio con queste frasi che sembrano frasi fatte per paracularmi, ma in realtà cioè
È importante capire anche questo, che non basta copiare posizioni. Infatti detesto abbastanza chi dà segnali di trading, tipo entrare qui, stop loss qui, lì, perché incitare la gente a copiare una posizione così brutalmente non ha senso, perché bisogna capire quanto capitale, quanta esposizione al rischio uno ha, quanto è esposto in Bitcoin, quanto è esposto in altcoins, quanto in altri asset, quanto capitale usa, quanto capitale rischia. Quindi didatticamente è bello condividere le posizioni, perché uno dice: ah, che bello sto setup, potrebbe funzionare, potrei introdurlo nella mia strategia perché funzionerebbe bene in questa parte qui, però da dire: oh, l'ha fatto lui, lo faccio anch'io uguale con gli stessi livelli, capitale quanto ce ne metto, boh, a caso, no, così assolutamente no. Quindi mi raccomando, pensare sempre con la propria testa. Andiamo avanti con Ethereum, Bitcoin, che non si sta comportando malaccio, perché c'è stata un po' di domanda qua su questo supporto, che è 0.0318. supporto perché vabbè, qua ha fatto da come dire, livello abbastanza chiave di prezzo, con tanto di falso breakdown, ma anche storicamente, se non ricordo male, perché qui, se noi trasformiamo questo grafico come per magia in un grafico settimanale, a parte che non si capisce più niente, dovrebbe apparire, tac, magia, una resistenza. Quindi questo livello è potente, 0.0318. all'occhio. E allora, io avevo liquidato metà posizione per via di questo breakdown retest, ma tranquillamente il mercato mi potrebbe fare un dito medio lunghissimo adesso e dire: bravo pirla, e io me lo meriterei perché insomma mi perderei magari un'altra leg up. Io metà sono ancora dentro, attenzione, l'altra metà puntavo di rientrare qualora o venisse sbrogliata tutta questa mega area di resistenza, oppure alla peggio in caso di reclaim proprio di questo livello con domanda. Perché comunque, ragazzi, Ethereum, vedrete quando vi mostro l'asset allocation, ha lasciato il 15% di nuovo su Ethereum, tra l'altro era il 15% e lo continuo a ribilanciare, perché quello è uno di quei 15% che era diventato 21 e qualcosa, ribilanciato, ho ridotto l'esposizione a 15%, che è tanto, ragazzi, delle cripto il 15% in Ethereum è tanto per me. Io ero abituato ad aver sempre il 10, a partire da qualche mese mi sono esposto il 15, contento, col senno di poi, per via dei fondamentali di Ethereum, che li trovo in questo periodo storico decisamente interessanti. Comunque, non voglio divagare, Ethereum bello se rientra nel range qua, che, attenzione, anche qua facciamo una bella magia sul settimanale. Questo è un cluster intermedio, questo è un range low, ok? Quindi questo è un po' il discorso. A quanto, per chi non sta guardando il grafico, 0.0335, magari qualcuno mi sta seguendo in auto, ok? E quindi è bene, ed è cosa buona e giusta, dire ogni volta i livelli di prezzo. Me lo sono appuntato, fai così, fallo, perché è sempre per rendere più godibile il contenuto, insomma, non voglio privilegiare, discriminare chi magari ascolta senza guardare. Bene, ragazzi, io adesso passerei la parola a voi. Cosa avete da dire? Cosa avete da chiedere? Nuova pair, Luca chat vocale. Mi volete richiamare in chat vocale su Discord? Ma la vocale del sabato la riesumiamo, ragazzi. Io ho una vita, dovete capire questo. Se mi togliete anche il weekend, io veramente divento una meba, divento un sociopatico, una persona senza nessun tipo di rapporto umano. Cioè, dal lunedì al giovedì, al venerdì, anzi, guardate dove sono, 7:20 venerdì, potrei essere a farmi un aperitivo, invece no, sono qui con voi a guardare i grafici di Bitcoin, e se mi togliete pure il sabato e la domenica, cioè voi mi mandate all'ospedale psichiatrico, mi rovinate completamente. No, dai, però no, scherzi a parte, mi piacerebbe riesumarla, mi piacerebbe molto, perché si parlava di cose interessanti. Quindi adesso è tutto un divenire, ok? Adesso avrò un po' più di tempo per respirare anche in settimana,
E quindi la vorrei riesumare anch'io, magari riuscirò a vivere un po' in settimana e ad avere un po' di tempo anche al sabato, vediamo, vediamo, vediamo. Secondo te è una buona idea iniziare a fare trading come beginner in questo mercato? Oppure è troppo indeciso? Meglio aspettare magari dicembre-gennaio? Ma guarda, come mai dicembre-gennaio? Io ti dico la verità, da beginner ci sta, secondo me, iniziare il prima possibile, ovviamente con tutti i crismi del caso. Perché se uno è principiante, mettiti in testa che perderai i soldi, quindi quella è una cosa, un primo step che capita, cioè è inutile. Anche quelli che si credono più bravi hanno studiato un sacco di tomi di analisi tecnica, hanno guardato 30.000 ore di corsi, ti sanno riconoscere un falling wedge anche con gli occhi chiusi, solo annusandolo. No, non serve niente, perché serve l'esperienza pratica sul campo. Quando tu ti metti lì e apri posizioni, dici: oh, ma non me l'aspettavo così, perché entrano in gioco tutte delle dinamiche che ti corrodono dall'interno, ti mettono in sfida contro te stesso ed è scopri veramente quanto è davvero difficile gestire un trading. Quindi, innanzitutto, la cosa da sapere dalla A alla Z prima di approcciare è il money management. Quindi, mi raccomando, mettersi lì e decidere quanto voglio rischiare, che approccio utilizzare. Se tu ti butti un occhio su Trading Consapevole, ho dedicato un paio di puntate proprio a quello, cioè al come gestire il capitale e la serie di perdite, serie di vincite e cose di questo tipo. E da lì poi tu provi con un capitale di gioco irrisorio, chiaramente, che però ti faccia assaggiare il gusto della perdita e cominci a farti le ossa. E lì poi inizi a tenere il tuo trading journal, a vedere quali setup vanno meglio, quali vanno peggio, quali strategie, quali time frame, e da lì si migliora. C'è strada solo per migliorare, però gli unici che migliorano sono quelli che tengono duro, quindi non è che dicono: oh, continua a perdere, basta, che cagata, non si guadagna mai col trading. Ma tenere duro, avere metodo, avere approccio, avere gestione del rischio, quello fa davvero la differenza. Qualcuno ha fatto una domanda curiosa. Dov'era, dov'era, dov'era? Eccola, una domanda. Mi piace questa domanda. Ma se i principianti perdono sempre soldi, non basta seguire loro e fare esattamente l'opposto? Allora, da un lato, cioè, c'è chi lo fa di mestiere praticamente, cioè annusare quello che si dice sui social e fare l'opposto. Ma a parte gli scherzi, non è che i principianti perdono soldi perché sbagliano ad aprire posizioni, ovvero vanno long quando ci sarebbe da andare short e viceversa, ma sbagliano tutto il contorno. Quindi, quanto capitale mettere, quanto andare a, cioè dove mettere lo stop loss, dove entrare, dove uscire. Cioè è diverso fare un'analisi, quindi dire bullish, bearish, questo è il supporto, questa è la resistenza, dall'aprire una posizione, perché aprire la posizione comporta mettere lo stop loss e il take profit, comporta vedere la candela rossa che magari sta per toccarti lo stop loss e dire: cosa faccio? Lo tengo lì, lo sposto, non lo sposto. Cioè comporta che tu vedi che hai ragione, cosa fai? Prendi profitto prima, prendi profitto dopo, lasci correre un po' di più, un po' di meno, tieni trend follower. Tutti questi discorsi qua sono veramente complicati da gestire emotivamente, perché uno degli errori che si fanno più spesso, cioè io avevo analizzato proprio il mio trading journal all'inizio, uno degli errori che facevo più spesso era fare take profit troppo presto, cioè io vedevo la posizione andare in profit e magari non proprio al livello che avevo identificato, magari io pensavo di farla andare trend follower e non fare dei take profit parziali, ma dicevo: beh, però dai, un profitto è sempre un profitto, e chiudevo una parte della posizione. Poi magari il mercato continuava a salire e vabbè, io comunque guadagnavo, ma meno del previsto, e alla fine sul modello rischio-rendimento va a finire che ti sballa tutti i calcoli, perché se tu cominci a fare in maniera arbitraria, a gestire posizioni in maniera arbitraria, non hai più un modello da seguire, una strategia precisa, e quindi ti va tutto un po' a ramengo. Sono quelle cose lì, insomma, che sono davvero determinanti, molto più del capire delle analisi, perché davvero è facile fare analisi corrette, però il trade stesso è un mondo completamente diverso. Ciao Luca, cosa ne pensi del Wallet Exodus? L'ho usato per una vita e mi sono sempre trovato bene. Ancora esiste Bitcoin Cash? Chi è che parla di Bitcoin Cash? Aiuto, aiuto, aiuto. Luca, ci scilli qualche profilo interessante da seguire in ambito cripto?
Ma guarda, ti posso condividere il mio Twitter? Guarda, apriamo il mio Twitter, vediamo cosa esce fuori. Allora, facciamolo in tempo reale. Io ho paura, ho quasi paura. Allora, High Stakes Capital, sono un pazzo furioso che butta milioni a caso sui futures, quindi magari no. Beh, ovviamente il nostro Donald, che è fondamentale. Boh, Sam, SBF Alameda, seguire subito SBF Alameda. Crypto Bitlord, no, è un pirlone. Pomp, vabbè, Pomp è un permabull incredibile, quindi se volete un po' di, come dire, un po' di positivismo su Bitcoin, seguitelo. Crypto Bull, vabbè, parla da solo. Binance, Plan B, un altro permabull. Crypto.com per gli aggiornamenti. Questo è un altro pazzo furioso che continua a pubblicare degli screenshot di quanto perde nei trade. Per ora Sam è il primo che mi viene fuori. È MStable perché segue il progetto. Roll segue il progetto. The Moon, meglio lasciar perdere, non so neanche perché lo seguo, boh, fa abbastanza pena. Saka, questo vi consiglio di seguirlo perché ne vale la pena. Poi Camilla Russo, carina tra l'altro, e la sa sulla DeFi, quindi ma sì, seguite anche lei. Poi Mike Novogratz, un altro permabull che tra l'altro è, cos'è, il CEO di qualcosa che ha a che fare con Bitcoin. The Crypto Dog mi fa spaccare in due, quindi lui ci sta, è divertente, ogni tanto posta qualche idea carina. Ho quasi finito, non stiamo 2 ore a guardare i profili Twitter, ma era solo per condividervi, per vedere se ce n'era qualcuno potenzialmente interessante. Questi non mi dicono niente. Un altro che dovete seguire invece è Cred, si chiama Crypto Cred, che tra l'altro, ecco, guardatevi anche tutto questo materiale gratuito che ha condiviso, perché ha messo insieme un po' di documenti scritti da lui di analisi tecnica. Andateveli a leggere perché ne vale la pena. Tra l'altro fa dei live con, si chiama Donald e Crypto Gains anche, che è un altro che vale la pena seguire, fa algoritmi. E fa dei live che sono interessanti, sono, non lo so, a volte un po' noiosi, un po' ripetitivi, però lui è un grande, la sa un sacco riguardo all'analisi e al trading, quindi lui seguitelo e beh, direi basta, dai, ne abbiamo visti un po', poi magari ne vediamo qualcun altro. Questo ovviamente oltre ai classici CZ oppure altri protagonisti del panorama cripto. Anthony Sassano è uno che è dentro un po' alla DeFi in vari progetti. Vabbè, abbiamo capito che il Twitter è pieno di cose interessanti. Chiudo, chiudo. Allora, torniamo a voi. Prolissima per dummies è perfetto. Sì, se parli del loro live è vero, no, è da 10, niente da dire, assolutamente da 10. Un anno che trado, ho capito a mie spese che il money management e il controllo delle emozioni sono determinanti, niente di più vero. Quando ho iniziato il mio trading journal, le analisi che facevo erano tutte corrette, ma le esecuzioni tutte sbagliate, visto, esatto, preciso, preciso, perché poi tu col trading journal vedi dove sbagli, vedi se lo stop loss era troppo largo, era troppo stretto, se tendi a esagerare col take profit, a spostarlo troppo alto, a metterlo troppo basso, e quindi poi vai a lavorare sulle tue debolezze. È veramente fondamentale. Fondamentale. Grande Luke, sono passato solo per fare l'abbonamento con Prime. Io ti ringrazio, ragazzi. Io veramente amo questa community. Siete veramente i numeri uno e sappiate che prima o poi organizziamo un evento quando finisce tutta sta pantomima del Covid, che non ne posso più davvero di vivere questo isolamento. Facciamo un evento nostro, ci rivediamo, ci troviamo, ma organizzato da noi internamente, perché è una delle cose che voglio fare, al di là di tutti gli eventi come la conference, come tutti i meetup organizzati da Exchange, da altri a cui io cerco sempre di partecipare, perché io sono un super mega fan del contatto umano, del conoscersi di persona, del condividere sotto tutti i punti di vista. Organizzeremo anche noi, ecco. Porto il Ruin Art, bravo, via, sbocciamo, sbocciamo, e anche la sciabola presente. La notizia dell'evento ora fa pompare, poi avrò anche tempo adesso di organizzare un po' di cose.
C'è una puntata sul Trading Journal? Assolutamente sì, oh yes, di trading consapevole. Domandona da paranoia delle 2 delle 2 AM. Ma se domani il signor Satoshi cominciasse a vendere le sue coin, quanta credibilità perderebbe BTC? E te che faresti? Che storia, no? Questa qui ogni tanto salta fuori. Guarda, è una domanda strana, perché a parte che il signor Satoshi, non so chi sia, se esiste, se è vivo, se è morto, dove si trova, ma non lo so se gli conviene vendere, cioè lui per primo, se davvero vuole portare avanti Bitcoin, non gli conviene vendere. Se vendesse, di sicuro si scatenerebbe il panico, però per me non cambierebbe niente, ti dico la verità. Bitcoin è diventato quello che è e ormai Satoshi, cioè per quanto ovviamente sia fondamentale dal punto di vista del Bitcoin stesso, insomma Bitcoin è diventato nostro, non è di Satoshi, quindi è un po' una cosa condivisa da tutti che ha superato ormai la massa critica, quindi non serve un Satoshi, io dico questo. Grande porto il prosecco, mi piace, mi sta iniziando a piacere sempre di più questo evento che ancora non esiste. Grande Nil, ti seguo da quando litigavi con Br Corona su Discord. Fantastici, ma ogni tanto litigano ancora, fanno spaccare. Bene. Ragazzi, no, ci vediamo su Discord. Unitevi tutti al canale Discord, al server Discord. C'è il link qua sotto. L'altra sera ho passato 2 ore a bannare dei bot, ma ci sono sempre anch'io, cerco di partecipare, insomma si spara in cavolate, si ride, si scherza, si condividono idee, è veramente bello il Discord. Trovate il link, se scorrete sotto, qui su Twitch, trovate tutti i link dei miei social, Discord e Telegram ci tengo molto, perché Telegram condivido ogni giorno analisi, trade, le posizioni che apro, che chiudo e tutto, e su Discord insomma c'è di tutto e di più, non vi anticipo cosa trovate perché trovate di ogni. Vi dico solo che è un canale non moderato perché ci siamo sempre trovati bene, siamo in 3350 mi pare, e non c'è bisogno, cioè c'è bisogno in realtà di moderare infatti ci lavorerò, però ragazzi c'è veramente un ambiente fantastico, vi consiglio di entrare. Basta, con questo ultima scillata vi saluto, vi do appuntamento a martedì per i nostri live, che magari quando sarò libero diventeranno 3 più brevi, vediamo adesso. Rispondete sempre alle mie domande su Telegram, mi raccomando, per ristrutturare questi live. Ci vediamo su Discord per chi invece non riesce ad aspettare martedì, e lunedì invece cercherò di pubblicare il video sulla mia asset allocation di ottobre. Nel frattempo vado a vivere un po' nel weekend, vado a vedere cosa c'è fuori da qui e fuori dal mondo di Bitcoin. No, scherzo, sapete che mi fa sempre un piacere incredibile essere qua con voi a condividere il mercato, a far 2 chiacchiere e a ritrovarci per discutere di quello che è la nostra passione, ovvero questo folle mondo cripto. Alla prossima sul pezzo e occhi sulle resistenze di Bitcoin, anche se ahimè concludo il video con la cancellazione di pump in diretta che il signor Satoshi non ce l'ha voluto dare. Ciao a tutti e buon weekend!